Mister Di Pasquale, come ben sapete, la partita è finita Lanciano 0, L'Aquila 4. Allora, Mister Di Pasquale, una sconfitta pesante, però cerchiamo di andare anche un po' sul positivo. Comunque, io, nonostante la sconfitta, ho visto anche una formazione propositiva che, comunque, dal punto di vista dell'aggressività, ho visto tanto. Ma i ragazzi ce la stanno mettendo tutta, noi stiamo lavorando per limitare i danni perché in questo momento qui abbiamo ancora dei giocatori da recuperare e li possiamo recuperare solo dando loro minuti di partita perché non abbiamo possibilità di allenarci, noi faremo 9 partite in 29 giorni, quindi è qualcosa di veramente complicato. Cerchiamo di organizzarci al meglio, cerchiamo di fare il meglio possibile. È chiaro che avendo in campo dei giocatori assolutamente fuori ruolo, perché poi il Covid non è che ha scelto sui ruoli, e ci ha decimato il centrocampo, ci ha decimato l'attacco. Quindi giocano due ragazzi centrali difensivi mediano, gioca un esterno che non è un esterno, e quindi gioca un terzino che non è un terzino, perché purtroppo dobbiamo sistemarci nel miglior modo possibile. Però sull'organizzazione e sull'attenzione loro ci stanno mettendo tanto, e questo è veramente positivo, ci lascia sperare per un positivo girone di ritorno. Volevo chiudere un po' questa intervista con un'altra domanda. Prossima gara in casa contro il Chieti, sulla carta, un po' come contro l'Aquila, forse partito un po' da sfavoriti, però io penso che ritrovando diciamo, un atteggiamento così, recuperando qualche giocatore, qualcosina in più, penso. Purtroppo abbiamo mercoledì Capistrello e abbiamo un altro recupero. Poi penseremo a Chieti, però io conto che per Chieti li avrò tutti a disposizione. Quindi tutti, chiaramente con pochi minuti sulle gambe, però tutti a disposizione, però già poter fare dei cambi è positivo.